Buongiorno, oggi vorrei riflettere su un'espressione che da secoli viene portata avanti ed è proprio, non da secoli viene portata avanti, ma è tradotta male ed è proprio l'espressione nei secoli dei secoli. Domenica scorsa ho voluto guardare la benedizione del Papa che manda ogni domenica ho sentito questa espressione che è molto particolare, la sentiamo sempre, ma non riflettiamo mai sul profondo significato di questa espressione. Nei secoli dei secoli. Ricordo tante volte viene ripetuta in queste benedizioni che il Papa concede al cattolicesimo, ai cattolici, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum, amen, nei secoli dei secoli. Questa espressione. A noi, quando leggiamo questa espressione, a noi sembra dire per sempre, no? In secolo secolorum, per sempre. Sì, vabbè, insomma, in fondo un po' del significato c'è. Ma qual è il contenuto di questa espressione? È un contenuto molto importante, nei testi originali è molto importante. La parola secolo, secoli dei secoli, oggi vuol dire 100 anni, no? Ma in realtà, nel testo originale la parola secolo traduce il termine ebraico olam e il termine greco aion. Sono termini molto importanti. Olam c'è 400 volte, vi ho già detto tante volte che ogni parola della Bibbia ha una sua struttura matematica, no? Il termine ebraico olam, tradotto con secolo, c'è 400 volte nell'Antico Testamento ebraico, più 20 volte nell'aramaico. 400 volte 5 per 8 per 10, quindi sono numeri molto importanti. 5 la grazia, l'8 Gesù, il 10 la legge, 5 per 8 bene. E invece il termine aion, sempre tradotto con secolo, nel Nuovo Testamento c'è 125 volte, 5 per 5 per 5. Che 5 è il numero della grazia, ormai lo sappiamo se seguite i miei video. Quindi sono termini, vocaboli molto importanti, con una struttura matematica molto bella e profonda. Ma non vuol dire 100 anni come oggi la parola secolo, non vuol dire 100 anni. Anche Diodati, nella prima metà del 1600, traduceva questi termini con secolo. In realtà è una cosa molto più profonda, molto più bella, no? Indica le epoche, la parola secolo. Quando abbiamo detto in altri video che dobbiamo dividere la parola di Dio se vogliamo capirla nel modo giusto, se vogliamo arrivare alla verità, la parola di Dio va divisa. E abbiamo usato le preposizioni, dia da in con super. E la preposizione in abbiamo detto in quale epoca, dobbiamo domandarsi quando leggiamo un brano della parola di Dio, in quale epoca questo brano va collocato, a quale epoca si riferisce. Per esempio, se noi diciamo di portare gli animali in sacrificio, per espiare i nostri peccati, portare un agnello, eccetera, questo riguarda un'epoca passata, l'epoca della legge, mentre oggi nessuno porterebbe un agnello all'anziano della chiesa, dell'assemblea, no? Per poter chiedendogli di sacrificarlo per espiazione dei suoi peccati. Oggi noi siamo in un'altra epoca in cui Gesù ha già pagato, è l'agnello di Dio, è una volta per sempre a pagare. Quindi questa divisione in epoche è molto importante. E questa parola ebraica,
Olam, questa parola greca, aion, indicano proprio queste epoche. Quindi quando noi diciamo, quando vediamo nei secoli dei secoli, vuol dire nelle epoche di epoche. Cosa sono queste epoche di epoche? In generale, le epoche sono le varie fasi della rivelazione divina, no? Oggi siamo nell'epoca della grazia, l'abbiamo detto tante volte. In pratica basta guardare a Gesù, basta credere che è morto per noi, al nostro posto, che ha pagato la pena che avremmo dovuto pagare noi per essere salvati. Basta guardare a Gesù, accettare questo dono che è la grazia, avere fede, credere in questa verità per essere salvati, no? Questa era l'epoca della grazia. Prima di noi c'è stata l'epoca della legge, in cui invece, come dicevo, bisognava portare dei sacrifici, degli animali ai sacerdoti. C'erano delle regole molto elaborate, molto dettagliate per poter ottenere l'espiazione dei nostri peccati. Prima della legge c'era l'epoca dei patriarchi, e prima dei patriarchi c'era l'epoca dell'Eden, del paradiso. La nostra è l'epoca della grazia, abbiamo detto, e dopo di noi ci sarà l'epoca del giudizio. E poi ci sarà il millennio, il regno di 1000 anni, e poi ci sarà alla fine i nuovi cieli e nuova terra, il giudizio finale con i nuovi cieli e nuova terra. Tutte queste epoche praticamente caratterizzano la rivelazione di Dio. Per poter capire quello che dice la parola di Dio, per ricevere la verità e non essere confusi, come dice 2 Timoteo 2,15, dobbiamo considerare il brano che stiamo leggendo della Bibbia all'interno della epoca a cui si riferisce. Quindi la nostra è l'epoca della grazia ed è qui che vanno capiti i brani della Bibbia che riguardano la salvezza. Gesù, l'agnello di Dio, ha pagato una volta per sempre la pena che avremmo dovuto pagare noi oggi, quindi epoca della grazia, epoca dello Spirito Santo, possiamo chiamarla in vari modi. Oggi basta credere a questa verità, credere in Gesù, che è morto una volta per sempre al nostro posto, che ha pagato la pena che avremmo dovuto pagare noi. Queste sono le epoche, quindi, nei secoli dei secoli, alle epoche di epoche. Ma perché c'è questa espressione nelle epoche di epoche? Parleremo ancora tante volte di questi temi, sicuramente, perché è centrale questo concetto nella Bibbia. Comunque, questa espressione, nei secoli dei secoli, in sé, non, quando la leggiamo non capiamo niente. È come dire, vabbè, per sempre. In realtà no, nelle epoche di epoche. Perché io vi ho detto la successione di epoche che oggi ci vede come protagonisti, no? Prima di noi la legge, i patriarchi, l'Eden, dopo di noi il giudizio, il millennio, i nuovi cieli e nuova terra, eccetera. Questa è la serie di epoche che ci vede oggi protagonisti. Gesù è il Salvatore, lo Spirito Santo è colui che porta questa verità, che convince. E che crea quindi questa chiesa, e questa è la nostra. Ma prima di noi c'erano altre epoche, un'altra serie di epoche. Cioè, infatti c'erano gli angeli, Satana, l'acqua, per esempio. Ho detto altre volte che non è stata che Dio creò i cieli e la terra, ma c'era l'acqua, perché lo Spirito di Dio produceva onde, vibrazioni in presenza dell'acqua, ma l'acqua non è stata creata in quel momento, c'era già. Così come l'acqua, alla fine del Nuovo Testamento vedremo il fiume dell'acqua della vita che procede verso l'eternità futura. Quindi tutta una serie di epoche, ma le epoche costituiscono un insieme di realtà che ci sono sempre state e noi non le conosciamo al momento e ci saranno sempre e verranno rivelate a noi quando saremo col Signore Gesù. Ma sono gruppi di epoche molto importanti, significative. Quando diciamo secoli dei secoli, epoche
di epoche, vuol dire che stiamo parlando di questa successione di epoche, nel nostro caso per esempio dall'Eden a nuovi cieli e nuova terra, una serie di epoche che costituiscono un'epoca, diciamo, di ordine superiore, che poi continuerà con altre epoche di ordine superiore e preceduto da altre epoche di ordine superiore. Quindi una serie di epoche è una epoca di epoche, secoli dei secoli, vuol dire epoche fatte da epoche. Insomma, per essere più chiari, noi siamo nell'epoca della grazia, prima di noi c'era l'epoca della legge, prima i patriarchi e prima l'Eden. Dopo di noi ci sarà il giudizio finale, ci sarà l'epoca del giudizio, il millennio e nuovi cieli, giudizio finale con nuovi cieli e nuova terra. Questa è una serie di epoche, è secoli dei secoli, bisognerebbe dire serie di epoche, epoche di epoche. È molto importante questo concetto. E la cosa, una delle cose più interessanti di questo fatto. Quindi abbiamo chiarito che nei secoli dei secoli vuol dire nelle epoche fatte di epoche. Quindi sono epoche semplici, tra virgolette, come l'epoca della grazia, l'epoca della legge, e ci sono epoche più complesse che sono le epoche che comprendono diverse epoche, da Eden a nuovi cieli e nuova terra, una serie di epoche, e questi sono secoli dei secoli, epoche fatte da epoche. Per tutte queste epoche, quando diciamo nei secoli dei secoli, quindi noi vogliamo dire in tutte le epoche successive alla nostra esperienza. È interessante il fatto che noi siamo, primo Corinzi 10:11 ci svela una cosa meravigliosa. Dice: queste cose sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo negli ultimi termini dei tempi. Nei testi originali la traduzione corretta dovrebbe essere: noi che ci troviamo al centro dell'eternità. Pensate che meraviglia. Noi, proprio noi, che stiamo, voi che state sentendo, io che sto parlando, tutti noi ci troviamo al centro della eternità. È un concetto meraviglioso. Noi siamo al centro dell'eternità. Del resto è anche giusto, si capisce molto bene. La nostra è l'epoca in cui si è rivelato Gesù, Dio che si fa uomo, che muore per noi, al nostro posto. L'epoca in cui lo Spirito Santo entra in noi nel momento della conversione. Lo Spirito Santo che convince, che crea la Chiesa. È un'epoca straordinaria. La centralità di Gesù, Dio che si fa uomo e muore al nostro posto, la rivelazione incredibile dell'amore di Dio. Questa è l'epoca che stiamo vivendo. Siamo al centro dell'eternità. Mi sembra che Diodato sta dunque a noi, ci sono scontrati gli ultimi termini dei tempi, scontrati tutta l'eternità passata e tutta l'eternità futura, trovano il loro centro nella epoca che stiamo vivendo. Quindi è un'epoca meravigliosa e noi siamo privilegiati a vivere in questa epoca, l'epoca della grazia, di Gesù, dello Spirito Santo, l'epoca meravigliosa al centro dell'eternità. Questa è la realtà che stiamo vivendo, e quindi è una grande responsabilità per tutti. È il momento di credere in Gesù, di accettare questa salvezza, di accettare questa vita eterna, di accettare questo dono gratuito della vita d'amore, del perdono di Dio e della vita d'amore che sta davanti a noi. È il momento, siamo al centro della eternità. È meraviglioso poter pensare questo fatto al centro dell'eternità. Questa è la realtà che stiamo vivendo e questa è la realtà che vi invito a, ancora una volta, sulla quale vi invito ancora una volta a riflettere. Siamo al centro dell'eternità.
Gesù è il centro della nostra realtà, quindi dobbiamo essere impegnati ad accettare e a predicare questa verità. Siamo al centro dell'eternità. Gesù ha rivelato se stesso nella maniera più piena, più profonda, nell'amore più grande. E lo Spirito Santo oggi aspetta che voi, che tutti gli esseri umani credano e diano la loro vita al Signore. Perché sta aspettando proprio questo, vuole tirarci fuori da questo mondo di terrore, di angoscia, di tristezza, di dolore. Vuole darci una prospettiva nuova, una vita nuova, un futuro nuovo, una vita d'amore, di pace, di giustizia, di serenità. Eccoci qua, siamo al centro dell'eternità. Tutti gli esseri umani sono al centro dell'eternità. Una grande responsabilità, un grande privilegio, una grande opportunità e una grande responsabilità. Preghiamo per la salvezza di tante persone. E parliamo in tutti i modi possibili di questa realtà, la salvezza gratuita mediante la fede in Gesù. Questa è la grazia, dobbiamo annunciarlo, dobbiamo usare tutta la nostra vita per annunciare questa verità, per annunciare questa realtà, questa meravigliosa via d'amore gratuita. Basta credere in Gesù, basta guardare a Gesù, eccomi. Dammi la tua vita, dammi il tuo amore, dammi il tuo perdono, dammi la vita eterna. Eccomi, gridiamolo dovunque, comunque, con tutti i mezzi, perché questa è l'unica realtà che è necessaria oggi in questo mondo. Siamo al centro dell'eternità. Gloria al Signore. A presto.